Radio Italia, la radio che suona libera. Quanto mi è mancato potervi dire, amici pirati e non di Juice Radio Italia, bentornati. Io sono come sempre Mr. President e in questa serata, in questo giovedì 28 novembre 2019, i pirati tornano a salpare dal porto, tornano a navigare in tutti e sette i mari, alla ricerca di argomenti interessanti riguardanti la grafica, la comunicazione, riguardanti il web, riguardanti la stampa. Soprattutto stasera parleremo di stampa. Intanto voglio ricordarvi subito l'unica maniera per poter intervenire in questa puntata dei pirati, il 351 8650 350, il nostro numero di telefono che ormai avete canticchiato per tutta l'estate, io lo so, e ve lo siete fissati nel cervello, ve lo siete stampati veramente a caldo nel cervello. E allora 351 8650 350, sms, whatsapp o telegram, messaggi vocali o scritti, la voce o ce la mettete voi o ce la metto io, nessun problema. Questo ormai è il motto dei nostri contatti. E in questa puntata, appunto, in cui si parlerà anche di stampa, intanto la sigla che prosegue, Snowflake featuring, chi era in featuring qua, non mi ricordo, Sec Joe, ok, perfetto, andiamo a sfumarla perché ci piace tanto, però anche basta. Questa sera parleremo di stampa, appunto. Da qualche anno a questa parte, da una quindicina d'anni, almeno che io abbia memoria, dopodiché può essere anche di più, esistono delle realtà che vengono incontro a diverse esigenze dei professionisti che lavorano nel mondo della comunicazione e che hanno necessità di stampare. Queste realtà si chiamano web to print e sono delle tipografie online, delle stamperie online, che inviando il file... inviano di contro il prodotto stampato direttamente a noi che ci siamo occupati della grafica o direttamente al nostro cliente. In un'epoca in cui lavorare a distanza è la norma, potrebbe essere una buona soluzione. Quindi questa sera parleremo nello specifico di Flyer Alarm, che è uno dei siti forse più conosciuti da questo punto di vista, e abbiamo con noi il marketing manager per l'Italia di Flyer Alarm, Giacomo Antonelli. Ciao Giacomo. Ciao, buonasera a tutti, ciao. Buonasera e benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Tra i pirati, spero che non ti dia fastidio un po' di salsedine, un po' di così, un po' di topi che camminano sul ponte, ma lo scricchiolio del legno forse ti darà un po' di pace, di tranquillità. Allora, ho detto bene, marketing manager per l'Italia di Flyer Alarm? Esatto, esatto. Per il sale non ti preoccupare, sono un uomo di mare, quindi anzi, non mi può fare che piacere. Benissimo. Quindi tu ti occupi praticamente della strategia di marketing per l'Italia, quindi di offerte, promozioni, cose di questo tipo. Mi anticipavi prima. Sì, io mi occupo praticamente di tutto quello che è la comunicazione sia online che offline di Flyer Alarm nel mercato italiano. E okay. poi anche insomma di creare le offerte dedicate al nostro mercato specifico, perché ovviamente il mercato italiano, ma poi ogni mercato dove opera Flyer Alarm comunque ha delle popolarità diverse, quindi ha poi bisogno di essere seguito in maniera puntuale da ogni singolo ufficio nazionale, dove decidiamo mese per mese insomma quali sono le offerte, quali sono i prodotti e
cosa vogliamo comunicare della nostra offerta, che è larghissima, perché ricordo che sì, abbiamo quasi 3 milioni di varianti di prodotti. Tu hai descritto benissimo cos'è il web to print, ed è un pochino l'origine di quello che fa l'allarme, di da dove è nata. Sì. Oggi noi non vendiamo solo prodotti, diciamo, da stampa, quindi il classico volantino, la classica brochure, il catalogo che dir si voglia, ma abbiamo veramente di tutto di più per le aziende, per i professionisti, da poter personalizzare, quindi gadget, abbigliamento, tutto quello che è l'allestimento per le fiere, tutto quello che è il manifesto, sia indoor che outdoor, quindi sia dentro che all'esterno, i grandi formati. Quindi sono veramente, è veramente un mondo infinito di prodotti che possono essere personalizzati al 100% secondo le esigenze del singolo cliente. Perfetto. Ed è poi questo uno dei grandi vantaggi poi di Flyer Alarm, ma del web to print in generale. Perfetto, ok, quindi tutto molto chiaro. Effettivamente dal prodotto, quindi dalla stampa in sé, quindi dal volantino, dal flyer, che è poi la stessa cosa, oppure dalla brochure, questo tipo, fino a ciò che contiene, quindi fino al, anzi, ciò che come dire, sorregge in un ambiente fieristico, quindi anche l'espositore, anche il calpestabile con il logo, tutto quanto, quindi le vele, tutto. Io ho visto dei prodotti veramente molto interessanti. Allora, andiamo a soddisfare subito la curiosità di tante persone che hanno utilizzato il servizio di Flyer Alarm, ma che si chiedono a gran voce com'è lavorare in Flyer Alarm. Ma allora, prima di tutto tengo a precisare che dietro un sito ci sono delle persone. Certo. Tante volte questa sembra una banalità, però è vero e è importante anche ricordarlo. Nel caso specifico di Flyer Alarm ci sono tantissime persone, perché in totale sono quasi 2000 dipendenti, la maggior parte sono in Germania, dove abbiamo sia gli uffici direzionali principali che gli stabilimenti produttivi. Sì. Poi in ogni singolo paese abbiamo degli uffici, come in Italia per esempio a Milano, dove seguiamo il singolo mercato. Uh-huh. L'ambiente è molto stimolante, ovviamente, perché è abbastanza internazionale, quindi tante culture che si fondono insieme, prendiamo sempre il meglio da ogni altro paese, estrema collaborazione e soprattutto la voglia di fare insieme ogni giorno qualcosa di grande per i nostri clienti, e quindi cercare sempre di portare a casa la massima qualità per i nostri clienti, sia in termini di servizio erogato che anche di qualità del prodotto, insomma. Quindi okay, questo è un po' i fari che ci guidano, ecco, nel mare del web to print, per restare in argomento. Quindi noi magari andando in giro navigando per mari, è probabile che incontreremo un galeone battente bandiera Flyer Alarm, quindi sicuramente ci incontreremo e magari pirateremo insieme. Io tra l'altro sono passato davanti allo store di Milano, in Corso Lodi, giusto? Esatto, sono passato lì davanti, Lodi. Mi sono fatto un selfie, andavo al tag, al Talent Garden, e ho detto vabbè, passandomi faccio esatto, una foto, sì, che è e la mando dietro. Ai pirati. Okay, sì, esatto, proprio lì dietro. Quindi sì, abbiamo due negozi, uno sì, a Milano e uno a Bolzano. Ah, perfetto. È vero, mi ricordo quello di Bolzano, non ci sono stato, ma mi ricordo dal sito. Io prima ho detto che io nell'azienda per cui lavoro sono circa 12 o 13 anni che ci serviamo da Flyer Alarm, ma è nata prima l'azienda, cioè sicuramente. Come è nata? Ci puoi raccontare un po' qualche curiosità, oppure semplicemente come è nata e basta? Beh, complimenti, perché prima di tutto sei uno dei primi clienti, direi, perché noi siamo nati nel 2002 in Germania e poi siamo perfetto, nati nel 2007 in Italia, quindi sì. È nata con l'idea del nostro amministratore delegato, Thorsten Fischer, che ha iniziato a distribuire volantini nel paese dove abitava. Uh-huh. Ha sempre avuto in testa questa idea di cercare di, che all'epoca, insomma, se parliamo di quasi 20 anni fa, era quasi visionaria, insomma, di unire un po' il mondo della stampa al mondo dell'online, quindi certo, unire un po' questo mondo offline, che è sempre stato quello della tipografia, all'online.
E ha poi avuto questa idea, perché poi è stata sua fondamentalmente l'idea di creare questo nuovo metodo produttivo, che consiste nel mettere insieme più stampe di diversi clienti nei fogli macchina per ottimizzare al quasi 100% l'utilizzo della carta. Quindi certo, con un foglio solo, esatto, si vanno a stampare tanti fogli con dentro, magari, faccio un esempio, 50 biglietti da visita di 50 clienti diversi, e ovviamente questo ha un impatto sia sui costi, sulla velocità di stampa, e quindi poi anche un vantaggio per i clienti, che riescono a spendere meno per avere lo stesso prodotto. Certo, perché magari andiamo un attimo a chiarire le idee per chi dovesse essere digiuno di stampa tipografica e litografica soprattutto. La stampa avviene su fogli macchina che sono 70, 100, 100, 140, insomma sono diversi formati, e grandi però, cioè se io devo chiedere dei biglietti non stampo su formato 85-55, stampo su un formato carta più grande che poi verrà tagliato, rifilato, eccetera. È naturale, esatto, che se io vado in una tipografia offline, quindi vado in una tipografia fisica, ordino il mio lavoro, è molto probabile che venga impiegata una macchina appositamente per il mio lavoro, e quindi c'è un costo di messa in macchina da affrontare. Quando invece io riesco a inserire il mio lavoro insieme ad altri, il costo di messa in macchina viene ammortizzato, viene in qualche maniera distribuito. Diviso tra tutte le stampe. Viene diviso tra tutte le stampe, quindi invece di spendere, faccio un esempio, 10 euro si spendono 20 centesimi per, esatto, se si hanno dentro tante stampe. Esatto. Quindi praticamente, quindi, mentre in una tipografia offline la mole di lavoro potrebbe essere inferiore, per cui è improbabile che io possa incastrarmi insieme ad altre realtà, in una web to print, dove comunque diciamo la portata è mondiale in linea teorica perché siamo sul web, è molto probabile che io riesca a incastrare il mio lavoro con altri e quindi risparmiare, restando nei tempi che il sito mi propone. Quindi questa è un po' la dinamica dietro cui l'idea che questo amministratore delegato ha avuto, e che a mio avviso è veramente vincente. Non lo dico io, lo dice insomma un po' tutto quello che già conosciamo. L'azienda è abbastanza grande, insomma. Io mi ricordo i primi tempi, curiosavo, andavo su Google Maps o Google Earth, anzi addirittura andavo a guardarmi dall'alto Flyer Alarm, perché vedevo questi capannoni, dicevo mazzo. Ed è anche famosa per l'affidabilità. Il fatto che sia tedesca c'entra qualcosa? Ma dunque, sicuramente avere la produzione in Germania aiuta, perché comunque è, insomma, sempre garanzia di qualità. Certo. Credo però che l'affidabilità e la qualità sia data soprattutto dalla visione a lungo termine in generale che l'azienda ha, non solo perché... Ok, insomma, non solo perché è in Germania. Questa è un po' una battutaccia. No, perché è un po' il luogo comune un po' che abbiamo, però io, certo, penso che, insomma, poi come ti dicevo prima, è un'azienda in realtà che è molto internazionale, perché siamo in quasi tutti i mercati europei, e quindi insomma è un po' un grande calderone culturale dove poi le varie culture si fondono per poi tirarne fuori il meglio. Certo, quindi a prescindere dall'ubicazione geografica è un discorso differente, proprio un discorso di mentalità. È un discorso condivisa, di strategia. Noi siamo sempre stati focalizzati su comunque dare il meglio ai clienti in generale, quindi siamo sempre stati concentrati sul dare la qualità invece che il basso prezzo a tutti i costi. Ok, perfetto. Basso prezzo a tutti i costi, il basso prezzo a tutti i costi viene comunque, però la nostra priorità è comunque dare la qualità. Quindi ti dico, la cosa più importante, insomma, che fa capire anche, insomma, chi non ci conosce, noi abbiamo una rotazione dei nostri macchinari di stampa che ci permette di avere un'età media di soli 3 anni. Quindi vuol dire che abbiamo sempre a disposizione gli ultimi ritrovati dell'industria della stampa, della tipografia a disposizione. Certo. E quindi è anche per questo che continuamente siamo pronti e lanciamo nuove rifiniture, nuovi prodotti, nuovi tipi di rifiniture per
per i nostri prodotti. Quindi diciamo che un pochino più che dall'essere tedeschi è dall'essere comunque focalizzati sul dare la qualità sia sì. nel prodotto che vendiamo e poi anche nei tempi di consegna. Comunque ricordiamo che una cosa veramente importante quando si compra online, noi viviamo in un mondo dove ormai siamo abituati a ricevere le cose il giorno dopo, sì, giusto. E soprattutto per Amazon che ha un po' rivoluzionato il mercato e ci ha quasi viziato da questo sì. punto di vista. Guarda, stavo per dirlo che ci ha viziato, poi esatto, mi ha letto nel esatto. pensiero. Noi non siamo da meno perché lavoriamo comunque in un settore dove sappiamo benissimo che le cose si fanno all'ultimo, che l'ordine viene sempre fatto all'ultimo minuto e quindi per noi i tempi di consegna sono fondamentali. Abbiamo un tasso di consegna nei tempi più del 95% e soprattutto abbiamo il servizio overnight che ti permette di avere la stampa di cui hai bisogno il giorno dopo, il giorno dopo. Solo il giorno lavorativo. Esatto, mandando il file entro le 10. Dipende dal prodotto. Dal a prodotto, volte se sei fortunato esatto. anche a mezzogiorno. Anche a mezzogiorno. Sai quante volte mi ha salvato l'overnight? Perché col mio capo... Sì, l'overnight... L'overnight sì. salva ogni tanto. Quindi è importante considerarlo. Esatto. C'è il mio socio delinquere Paolo Iammarino che mi riprende, mi richiama e dice una ditta abbastanza grande rivolta a me, ma Manuel, 1,5 milioni di clienti, 3 milioni di prodotti di stampa, una quindicina di paesi, tu me la chiami abbastanza grande e quindi giustamente mi riporta all'ordine. Ma Giacomo, Flyer Alarm dalle altre aziende in cosa si differisce? Ma come dicevo prima, sicuramente dal focus che abbiamo sulla qualità dei nostri prodotti, dai tempi di consegna, come ho già detto, dall'innovazione, quindi dal cercare sempre di proporre nuovi prodotti, nuovi metodi di stampa che poi possano dare al cliente un vantaggio sia in termini di qualità che di tempi di consegna e soprattutto anche di prezzo, che certo. ricordiamo comunque è importante. È molto insomma, importante. È un mercato abbastanza competitivo dove comunque il prezzo è comunque una componente fondamentale. E quello che è sicuramente diverso rispetto agli altri, diciamo, web to print online è la nostra impostazione, che non vuole semplicemente essere un rivenditore, uno stampatore online, ma vogliamo diventare, come noi ci definiamo, un print partner. Quindi vogliamo Perfetto. Diventare un po'. Un punto di riferimento per tutto quello che attiene alla stampa, non solo della carta, ma anche appunto, come dicevo prima, dei gadget, quindi dell'allestimento delle fiere, ma anche dei ristoranti, per l'hotellerie, per i negozi, per il retail, quindi tutto quello che comunque ruota intorno a questo mondo. Come lo facciamo? Lo facciamo soprattutto in Italia con un team dedicato che abbiamo, che segue i nostri clienti più importanti, ci possono chiamare tutti i giorni quando ne hanno bisogno per chiedere assistenza, per okay. chiedere preventivi personalizzati. Quindi è un po' la fusione di quello che era il vecchio metodo dello stampatore amico sotto casa e poi quello che è insomma un e-commerce moderno del nuovo secolo. Però noi ci teniamo comunque a stabilire con i nostri clienti un rapporto che comunque sia il più personale e più vicino possibile. Perfetto. E questa è la cosa più importante. Chiarissimo. E soprattutto di diventare un punto di riferimento per tutto quello che è il mondo della stampa, ecco, non solo per insomma stampare i volantini, ma il cliente sa che di qualunque cosa ha bisogno da personalizzare da noi la trova. Si può è molto fare. Difficile che è molto difficile che ci chieda qualcosa che non si può stampare, ecco, personalizzare. Ok, perfetto. Io andrei con un messaggio vocale e poi magari lo commentiamo insieme. Ciao Manuel, ciao Giacomo e ciao a tutti gli ascoltatori. Senti, io avevo una curiosità per Giacomo, ma è vero che quando andava a scuola le maestre gli mettevano le note sempre fuori registro? Adesso potete ridere. Ah, ok. State ridendo? Io sì. Va bene, fa niente. Ciao. Ma che te possino Paolo, sempre il mio socio a delinquere. Ti mettevano le note fuori registro invece che sul registro.
ma ti rendi conto? Io non ho parole. Può darsi. Non confermo né smentisco. Qui lasciamo un po' un alone di dubbio, ma io mi allaccio alla domanda che ha fatto Paolo per chiederti una cosa che riguarda anche me. Io ora sono docente, sono stato grafico, lo sono tuttora, ma sono stato anche stampatore. Quali sono gli errori più diffusi che si commettono? I file che arrivano, quanti problemi vi danno? Ma allora, problemi relativamente pochi in termini percentuali, facendo conto che però stampiamo più o meno una media di 15.000 ordini al giorno, ovviamente anche l'1% comincia a essere un numero comunque importante. Se poi prendi queste settimane sotto Natale in cui gli ordini sono ancora più alti, comunque di errori più o meno se ne fanno abbastanza. Il più comune sicuramente è la dimensione del file, quindi banalmente il volantino A5 che viene mandato di qualche millimetro più o meno, senza le abbondanze, qualcuno è ancora abituato ai crocini, insomma diciamo che sulle dimensioni ancora diciamo che qualche errore viene fatto. Diciamo che c'è ancora poi qualche difficoltà nel consultare il PDF. Che c'è. Ma ci stavo arrivando. Ti ho anticipato. Probabilmente non c'è la conoscenza di questo aiuto meraviglioso che è appunto le istruzioni del file di, il famoso file di stampa che noi chiamiamo, dove è una bibbia che bisogna semplicemente seguire. Anch'io che non sono un grafico purtroppo, ma mi sono trovato a dover mandare in stampa delle cose, seguendo il file devo dire che è veramente a prova di marketing manager che non è un prova, grafico, ecco, esatto, diciamo. A prova di chi non è dell'ambiente. Esatto. Questo, Giacomo, che io spesso quando faccio lezione alle volte apro un PDF indicativo di Flyer Alarm e spiego cos'è l'abbondanza e cos'è l'area di sicurezza proprio utilizzando questi parametri, e alle volte io ho notato che ci sono in alcune pubblicazioni delle eccezioni, ci sono delle particolarità, e allora mi fanno da gancio per poter inserire e introdurre alcuni argomenti. Quindi se sono utili anche alla didattica come insegnamento, possono essere anche appresi, ok, consultandoli proprio. Addirittura ci sono dei template, molto spesso in calce al PDF c'è una pagina che poi va rimossa, dove io posso impostare il mio file, quindi è veramente curato in tutti i dettagli. Praticamente. Beh, complimenti, perché credo che il lavoro di oggi di un insegnante, soprattutto nel mondo della grafica, sia anche questo, insomma, sia spiegare queste cose che poi sono le cose che si dovranno fare questi ragazzi, certo, in pochi anni nel mondo del lavoro, no? Anche perché secondo me, ora faccio questa breve parentesi, insegnare loro una tecnica, comunque una procedura, perché io mi occupo di metodo, insegnare loro un metodo inserendoci dentro qualcosa che poi realmente troveranno nel mondo del lavoro, fa in modo che loro abbiano già il lessico, abbiano già chiare le fasi, e quindi anche un'esportazione di un file, anche comunque, ma partire già a monte, prima di aprire InDesign e impostare le misure, io vado a leggere il PDF, perché poi sì, si fa presto a correggere un dato, ma se parto col piede sbagliato rischio addirittura di dover rifare tutto, se proprio di perdere un sacco di tempo, quindi io prima mi vado a vedere dove stamperò, quindi magari nel caso specifico Flyer Alarm, se scelgo questa soluzione mi vado a leggere il foglio di istruzione, dopodiché parto già con quelle caratteristiche, quindi diventa una questione di metodo molto interessante. Poi magari quando diventeranno professionisti sapranno già riconoscere delle terminologie a prescindere dal servizio che utilizzeranno, quindi questa è veramente secondo me una cosa molto importante. Ti chiedo una curiosità sempre riguardante i prodotti, c'è qualcosa che va per la maggiore?
Ma di prodotti ne abbiamo veramente tanti, quindi guarda, sceglierne uno è un po' chiedere se voglio più bene la mamma o il papà, ecco, però diciamo i prodotti più venduti ovviamente sono i volantini, i pieghevoli, i biglietti da visita. Ok. Siamo fortissimi sia dal punto di vista del prezzo che dal punto di vista qualitativo con le riviste o i magazine o le brochure, insomma, sì. Poi ognuno le chiama un po' come vuole. E soprattutto, appunto, come dicevo prima, insomma, oltre ai classici prodotti di stampa, siamo comunque molto focalizzati anche sulla gamma dei gadget, che lanciamo più o meno ogni mese almeno una ventina di nuovi gadget sul nostro sito, e poi anche l'abbigliamento e tutta la parte di, però diciamo, ecco, credo che il grande valore, insomma, del nostro sito sia veramente che si trova di tutto, quindi dal volantino volante che prima o poi serve a tutti, sì, insieme ai biglietti da visita, a cose più particolari. Faccio un esempio, che è lo slittino di legno personalizzabile con il logo dell'azienda. Che figata! Ma si può utilizzare? Può utilizzare o è un gadget? No, è uno slittino vero di legno, di quelli classici, come si vedono su Topolino, ecco. Quindi okay. Quando qui qua vanno in montagna con lo slittino di legno, ecco, quello lì è da praticamente sopra sulla seduta a una cover dove si può stampare quello che il cliente preferisce, ed è comunque un bello oggetto anche di arredo nei negozi tutto Natale, oppure non so, in montagna, insomma, comunque, però per farti capire veramente che c'è veramente di tutto, quindi cioè, è un mondo veramente immenso che lascia poi nelle mani del cliente assoluta libertà anche di essere originale, no? Quindi di non rischiare magari di fare cose anche banali, ma insomma prendere anche spunto da tutti i prodotti che sono sul sito e poi insomma personalizzare e stampare quello di cui ha più bisogno. Certo, va bene, quindi in sostanza fatichi a trovare un prodotto che secondo te è imbattibile. Vogliamo dire lo slittino? Ce la togliamo. No, dai, lo slittino no, io direi cataloghi, perché sono comunque un prodotto che normalmente si stampa online, magari ha un pochino più paura a stampare, perché comunque chi lavora in questo settore sa che è un prodotto che dal punto di vista tecnico è comunque un pochino più complicato da produrre rispetto a un classico volantino o un biglietto da visita. Quindi ovviamente c'è anche un pochino più di timore nel stampare questo prodotto online. Uh-huh. Per noi, nel nostro caso, non è così, perché comunque insomma i clienti che stampano con noi i cataloghi sono sempre estremamente soddisfatti, sia per la qualità insomma della carta che del taglio dei fogli e della spillatura o della brossura, dipende dal prodotto, sì. Quindi diciamo che questo, diciamo, un pochino prendendo i prodotti più venduti, è quello di cui sicuramente siamo più orgogliosi, perché comunque i risultati a livello qualitativo per i nostri clienti sono comunque veramente superiori rispetto alla concorrenza, questo sento di dirlo. Perfetto, quindi io voglio ribadire il concetto che comunque il supporto della tipografia è molto importante per quanto riguarda un progetto grafico. Sei d'accordo con me, Giacomo? Sicuramente. Non è solo grafica, cioè il grafico deve sapere che c'è poi un'esigenza che porta alla stampa. Quindi quando noi parliamo, esatto, di stampa a 360, che sia digitale o che sia offset, quindi che siano pochi pezzi o una tiratura più ampia che richiede un impegno di macchine cicliche che stampano di continuo, quindi questo significa, per chi non dovesse essere a conoscenza dei termini, c'è comunque da considerare diversi fattori, e allora conoscere, affezionarsi anche, usiamo questo termine, ad una realtà fa sì che io poi riesca ad entrare direttamente come se lavorassi all'interno dell'azienda. Succede, dopo tanti anni in cui ci serviamo da Flyer Alarm, che
ogni tanto qualche mio allievo, ma se devo stampare questo, se devo stampare quest'altro, io mi ricordo, dico, senti, lascia un millimetro di abbondanza e vai tranquillo. Solo uno? Eh sì, sono tedeschi, non ti preoccupare. Io faccio così, la chiudo così, perché sono abituato magari a 3 mm, 5 mm, come se tagliassimo i biglietti di visita con l'accetta in volo praticamente. E invece no, ho detto, no, tranquillo, no. Tu vai tranquillo, non ti preoccupare, fanno il taglio vivo, vai tranquillo. E quindi c'è insomma questo integrarsi. Quindi, cari amici grafici, cari amici che vi state approcciando, oppure che comunque siete in un percorso di studio, che sia con me o che sia con altri miei colleghi altrettanto bravi, anche più di me, sappiate che è molto importante questo. Quindi studiate anche tutto questo aspetto. Ma io sono sicuro che c'è già chi vi dice di tutto ciò. Allora, adesso parliamo di questo incontro che c'è stato tra Flyer Alarm e i Pirati, perché i Pirati hanno uno sconto del 10%. Questo è stato richiesto dalla community, poi la community a gran voce, a noi ci piace ed è stampà a Flyer Alarm, e adesso abbiamo lo sconto. Pat è stata un pirata, cioè ha usato le maniere forti o si è comportata bene? Raccontaci un po'. No, niente maniere forti, anzi, ah, okay. No, fatto benissimo, vi racconto. No, anzi, ha solo riportato, insomma, quello che poi avevo visto anch'io, insomma, spiandovi da dietro le quinte sulla community, avevo visto. L'idea era nata all'inizio, insomma, più che altro, insomma, anche come un esperimento, perché, insomma, la collaborazione è partita da settembre, quindi, insomma, anche per prendere le misure, di dare uno sconto a tutti i nuovi clienti che si iscrivono su Flyer Alarm, un 10% sul primo ordine. Okay. Poi giustamente, essendo una community di grafici, tanti sono già clienti Flyer Alarm e questo non può che farci piacere, sì. E giustamente hanno cominciato a chiedere a Pat, ma cioè, noi che siamo già clienti non abbiamo niente. Siccome noi siamo sempre al fianco dei nostri clienti, li ascoltiamo sempre, questo è solo uno dei tanti esempi in cui un feedback dato dal nostro cliente serve a migliorare Vero. Un prodotto, comunque un servizio che eroghiamo, abbiamo deciso di ascoltarli e quindi lo sconto è diventato del 10% su un ordine per tutti i membri della community di Pirati Grafici. Quindi basta Benissimo. Andare sul sito di Pirati Grafici, nella pagina partner, a seguire le istruzioni per avere lo sconto, per avere il voucher e poi procedere all'ordine. Quindi okay. Anzi, io invece ringrazio Patrizia per avermi dato comunque l'opportunità insomma di migliorare questa promo, perché comunque insomma la cosa fondamentale per cui abbiamo fatto questa collaborazione è di stabilire un contatto, una relazione insomma con il mondo dei grafici e della grafica e di supportarli, quindi ovviamente non può che farci Perfetto. Piacere. Sì, questo fa piacere a noi, ma soprattutto sai cosa? C'è questo pensiero che alle volte riguarda però la telefonia mobile. Molti dicono, allora, chi entra adesso a far parte e sceglie questa compagnia ha tutto illimitato a 4 soldi. Io che sono cliente da 20 anni pago uno sfragello di euro al mese per avere poca roba. E che so io, scusa, se l'azienda si è mantenuta anche grazie a me, anche, non dico solo grazie a me, possibile che... Non importa se uno è un vecchio pirata o un nuovo pirata, con la barba o senza barba, lo sconto. Che bello, che immagine, Giacomo, che hai tessuto in questo momento, fantastico. Però se gli sconti, è quasi il Black Friday, siamo a giovedì, siamo al Thanksgiving, oggi è il giorno di ringraziamento, quindi domani il Black Friday. Su Flyer Alarm il Black Friday? C'è naturalmente. Inizia sì. Domattina. Domattina. Esatto. Benissimo. Da domattina tantissimi prodotti in promo, l'anticipo, senza tanto ormai manca veramente poco, quindi sì. Lo possiamo anche dire. Ci saranno un sacco di prodotti in sconto, volantini classici, pieghevoli, i calendari, le tovagliette in carta per i ristoranti, le etichette in bobina, i roll-up, pannelli, i nastri portachiavi da collo, penne e poi gadget e il caricabatteria wireless, le magliette.
carte, ma soprattutto ci sarà lo slittino personalizzabile. Ci sarà lo slittino. E ci sarà lo slittino. Juice Radio Italia, esatto, è al mare, perché noi siamo in riva al mare. Io, se guardo dal balcone di Juice, guardo il mare Adriatico, ma uno slittino. Una volta all'anno che navica anche da voi. Quindi. Appunto, una volta, ma poi male che va, ce ne andiamo qui a un'ora di macchina, c'è Roccaraso, non è un problema. Esatto. E quindi, quindi ci lanciamo dello slittino di Flyer Alarm, brandizzato Juice Radio Italia, quindi vi faremo vedere che siamo capaci anche di questo. Esatto. Quindi, e poi un'altra cosa, sì, aggiungo così finisco, soprattutto sì, ci sono anche in sconto del 15% i campionari per i biglietti da visita, che ho visto Patta recensito ieri sia, esatto, su Instagram che su Facebook sì, e il campionario degli adesivi delle etichette. Benissimo, quindi acquistando il campionario si riceve un coupon dello stesso valore del prezzo pieno, quindi non, sì, scontato, quindi il guadagno è anche doppio, certo, con cui si può poi comprare biglietti da visita o adesivi, quindi diciamo che acquistando poi il prodotto del campionario si ha uno sconto di pari valore, quindi praticamente il campionario è gratis, quindi si recupera il costo del campionario se poi si acquistano, esatto, biglietti adesivi, quindi questo è molto, esatto, importante. Ci tengo a dirlo perché insomma per i grafici penso che il campionario sia molto prezioso, è fondamentale. Noi sul nostro sito abbiamo un'estensione di campionari veramente enorme, che va dal classico mazzo di carte ai campionari dei biglietti da visita, ma anche a campionari più particolari come le borse in cotone, gli adesivi, tutti i materiali per gli espositori, i materiali per i pannelli, quindi c'è veramente di tutto, qualunque cosa abbiano bisogno comunque sono a disposizione, tantissimi campionari che sono appunto fondamentali insomma nella vita grafico. Sì, sicuramente. Io ricordo uno dei primi campionari che era essenziale, ora è diventato veramente un kit bellissimo da poter da tenere, ma ragazzi anche da collezionare, perché è veramente carino. C'è tutto un box, avete visto insomma adesso l'unboxing che ha fatto Patrizia. È ancora possibile brandizzarlo? Io mi ricordo che una volta si poteva fare. No, adesso non più. Non più, perché è diventato molto più complesso, quindi giustamente sarebbero esigenze, sì, differenti. Stampare i campionari, cioè, abbiamo addirittura un team dedicato in Germania, okay, che si occupa solo di creare i campionari. Benissimo. E di renderli il più chiari e più facili possibili da consultare. Perfetto, sarebbe troppo complicato personalizzarli. Esatto. Allora vogliamo dire a proposito del Black Friday che chi è iscritto alla newsletter sapeva già prima alcune anticipazioni, quindi correte a farlo, perché per questo giro è andata, ma per la prossima sicuramente avrete modo di avere anticipazioni fresche e di sapere già e pianificare. Esatto, i nostri iscritti alla newsletter hanno sempre delle anticipazioni sulle offerte o delle offerte in esclusiva, quindi sì, iscriversi alla newsletter può assolutamente essere utile per essere sempre aggiornati, senza magari dover sempre andare sul sito a controllare cosa c'è, cosa non c'è, dare una scorsa veloce alle offerte del momento. E poi ricordo, e la chiudo qui perché non posso dire altro, comunque le offerte non finiscono col Black Friday perché siamo un e-commerce e quindi festeggiamo anche il Cyber Monday. Oh, perfetto. Quindi lì, mi raccomando, dovete far da soli, però, cari amici pirati, clienti, dovete scrivere alla newsletter e vedere cosa succede poi lunedì. Intanto l'appuntamento è per domattina con il Black Friday di Fire Alarm. Perfetto. E poi lunedì con il Cyber Monday. Va bene. Le offerte continueranno per tutto il weekend. Comunque, per tutto il weekend. Tutto il tempo. Tutto il tempo c'è, quindi non vi preoccupate. Allora, siamo stati in compagnia di Giacomo Antonelli. Io, Giacomo, ti ringrazio tantissimo. Ti chiedo un ultimo sforzo, che è un saluto ai pirati. Ma un saluto grande a tutti i pirati. Io credo che la creatività sia un po' il motore dell'economia, soprattutto in un paese come il nostro, dove la creatività scorre nel sangue di tutti noi. Quindi è un valore inestimabile da coltivare, che deve essere comunque sostenuto, riconosciuto e soprattutto remunerato adeguatamente. Certo. Quindi auguro a tutti i pirati il meglio e spero che troverete in Fire Alarm un partner affidabile per tutti i vostri lavori, grandi o piccoli che siano.
E questo è un grandissimo augurio, sono veramente molto contento di averti avuto questa sera ospite con noi. Ricordo ai nostri amici che il podcast è disponibile direttamente da domani, ma se siete già in podcast, iscrivetevi al nostro podcast, al nostro canale, qualsiasi sia la piattaforma da cui stiate ascoltando o state, ascoltando in questo momento, e condividete questa puntata con le persone alle quali volete un gran bene e che pensate che possano giovare dall'ascolto delle nostre parole. Quindi fatevi portavoce di un contenuto di qualità e di valore. Ok, non spammateci, perché a noi non ci piace essere spammati, non piace a nessuno lo spam, ma semplicemente il ascolta cosa ho sentito, senti che spettacolo. Benissimo, Giacomo, ancora tante grazie, e ci sentiremo, ci avremo a che fare, perché insomma stampiamo quasi quotidianamente, quindi sicuramente in qualche maniera ci sentiremo. Volentieri, d'accordo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie per l'ospitalità. Ma ci mancherebbe, un gran piacere. Cari amici pirati, allora, grazie anche a voi per essere stati in nostra compagnia. Io, come naturalmente non posso esimermi dal lanciare la sigla, che è imperversa come sempre a quest'ora, vi ringrazio ancora, vi ricordo il 351 8650 350, in qualsiasi momento della giornata e della settimana voi domandate, chiedete, commentate, non vi preoccupate, c'è sempre qualcuno pronto a rispondervi. E se mandate un messaggio vocale di saluti, una cosa generica, così è, vi trasmettiamo quando meno ve l'aspettate, quindi dovete ascoltare Juice. Io vi ringrazio ancora, vi abbraccio forte, vi aspetto sul Galeone dei Pirati tra due giovedì per un'altra intervista pazzesca e un'altra chiacchierata pazzesca poi in effetti, e noi ci sentiamo alla prossima. Da Mr. President, buona serata in compagnia di Juice. Ciao!